Buongiorno Diego. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie buongiorno. Di ospitarmi. Ma è stupendo. Ma è stupendo. Questo sì. È il libro di Diego Passoni. E di che cosa parla questo libro, caro Diego? Questo libro tecnicamente è un memoir, cioè un romanzo autobiografico. Chiaro, chiaro. Cioè, ci sono una serie di episodi della mia vita raccontati in modo tale che possa essere comprensibile quello che ho vissuto senza che vengano compromesse le persone che sono implicate. Ti fermo un secondo. L'obiezione che può fare l'ascoltatore qualunque, l'uomo della strada, è: sì, vabbè, ma la vita di questo qua è così interessante che ci scrive un libro. Cioè, bravissimo. Le autobiografie devono scrivere quelli che hanno una vita importante, che hanno vissuto una vita un po' complicata. Beh, caro amico, fidati, la vita di Diego non è stata tutta rose e fiori, soprattutto non è una vita lineare. No. Ed è questa la cosa meravigliosa di questa esistenza, no? Sì. In copertina del libro c'è una madonnina LGBT. Sì, una madonnina dal cui cuore immacolato sgorgano dei raggi arcobaleno. Dei raggi che arcobaleno. Sono LGBT, okay. Che sono quelli della pace, che sono anche il simbolo dell'alleanza tra Dio e l'uomo dopo il diluvio universale. Ecco, spesso sentite Diego fare riferimenti religiosi, biblici. Anche biblici, anche piuttosto alti. Lo stesso libro ha 2 o 3 citazioni prese anche dalla Bibbia. Perché tu hai un percorso, insomma, di seminario alle sì. spalle, no? Allora, io innanzitutto questo abbiamo libro... già raccontato, però qui lo racconti sì, meglio. Sì, come no? Ho avuto un passato di conversione, diciamo, abbastanza rapida, non venuta dall'educazione familiare, quindi dalle nonne che ti insegnano le preghiere. Proprio io da solo ho avuto un percorso mio di conversione, di conoscenza di Dio, che mi ha portato a un certo punto a scegliere di lasciare tutto e di dedicare la mia vita a questa realtà, a questa presenza che mi chiamava e che mi faceva... Quanti anni avevi? 19. Ma la tua famiglia era una famiglia molto praticante o no? Ma che? No, mia mamma quando ha saputo che il suo figlio unico andava a fare il frate in un posto di poverissimo in Francia, ha detto vabbè, andrò a messa, e ha cominciato ad andare a messa, è diventata anche catechista, almeno lì ci parlo in qualche maniera, è diventata anche catechista all'oratorio per cercare, ha detto ormai il mio futuro è qua, mi devo inserire. E tuo padre come ha reagito? Mio padre è stato un uomo che apparentemente era molto distante da me, anche come capacità di linguaggio con cui poterci parlare. In realtà era un cuore molto puro, per cui era felice che suo figlio fosse felice o che quantomeno cercasse la sua strada. Certo. Il libro però inizia con me che dopo 2 anni di vita in un monastero molto dove dura, siamo? Siamo allora il monastero? Sì. Il monastero è in Alsazia, okay. Posto freddissimo al confine con la Germania, quindi. Sì, Alsazia-Lorena, esatto. Okay. È un freddo infernale, una vita faticosissima, alle 4:30 ci si sveglia, ma si prega comunque un'ora a testa di ora notte. Ora et labora, digiuno, insomma, 20 anni tu. 19, il fuoco dentro, quindi una fatica bestia, ma gli anni più belli della mia vita. Il libro però inizia con me che dopo 2 anni, scusami per sdrammatizzare un po', tu eri fra Diego? Io non ero ancora frate perché ero diciamo, ero novizio, chiama. No? Il seminario è successivo, col seminario diventi prete, okay. La vita consacrata ha un percorso non necessariamente che porta a farti diventare prete, tu puoi restare frate, ero novizio. E il libro inizia con me che torno dopo 2 anni perché nella ricercare che cosa avrei dovuto fare di questa chiamata, quello che pregavo tutti i giorni chiedendogli illuminazione, come dice un adagio ebraico, l'uomo programma, Dio ride. Mi ha dato un po' di tempo, certo. Poi mi ha fatto capire qualcosa di me molto, molto importante, che era il fatto che fossi omosessuale. Questa cosa... Ma tu può essere che abbia tentato quella strada per nascondere quell'altra? A me stesso? Sì. Ah, non lo so... Sai, cioè, tendenzialmente sentivi delle pulsioni strane dentro di te, no, e li guarda, hai frustrate in un modo? Non lo so, nel senso che quando tu capisci certe cose di te come questa, rivedi molti segnali nel tuo passato. Ma in quel momento io veramente non... E tu non potevi essere frate omosessuale. E questo è quello che mi è stato proposto, dicendomi giustamente la scelta di povertà, castità e obbedienza ti permette comunque di essere, cioè può essere fatta in entrambi i casi. Sono io che liberamente ho scelto di guardare in faccia questa mia nuova realtà nel timore che sarebbe diventato un fantasma che mi avrebbe inseguito. Quindi mollo tutto e inizio il libro con me a 21 anni che sono già fallito. Torno a casa, non so come spiegare ai miei che torno, non so cosa sono e non so cosa sarà di me. Sono molto arrabbiato con Dio.
a quel punto. Urca. E tua mamma a quel punto smette di andare a messa? No, mia mamma va ancora a messa. Ancora anche adesso? Sì, lei non ha smesso. E poi il seminario quando l'hai fatto? No, io ho fatto quei due anni di studi. Poi sono tornato e per una serie di motivi che sono spiegati arrivo mettendomi di fronte a Dio dicendo: io volevo darti la vita e tu mi hai messo in questo cul-de-sac, diciamo. Adesso, caro mio, mi ci tiri fuori. Quindi adesso, io, visto che la mia vita ha 21 anni... Stai per fare la battuta, Tu stai per fare la battuta. No, l'ha fatta già lui citando il cul-de-sac. Ragazzi. Ma l'avevamo già per scottata. Figurati. Comunque, pensa che ci sono tre quarti degli ascoltatori che non conoscono il significato di cul-de-sac. Ce lo spiega Matteo. Cul-de-sac. Trovarsi in un vicolo cieco. Un vicolo cieco, una strada senza uscita. Ti trovi in un imbuto. Va bene, e quindi, insomma, per concludere, io mi trovo a dire: Signore, caro Dio, che mi hai messo in questa brutta situazione, tu, grazie. Adesso, se per favore mi ci puoi levare. E gli dico: ti do una sola chance. Continua a ridere a crepapelle di te. Però gli dico: ti do una sola chance, dopodiché io non crederò più in te. E in un modo o nell'altro mi arrivano delle risposte, e sarà solo dopo. Senti, qua sembra un po' Don Camillo e Peppone, comunque. Ti ci vedo col crocefisso che parli. Era un po' come così. Don Camillo. Era un po' così, ero molto arrabbiato, ero molto giovane, ero molto arrabbiato. Comunque, a un certo punto mi arriva una risposta e comincia una nuova mia vita, che è fatta di danza. Okay. Cioè, io dopo divento ballerino, ma il come è spiegato nel libro. Completamente pazzo. Fra danzante. Frada Ster. Ti posso chiamare Frada Ster. Va bene, va molto bene. C'è molto altro anche. Cionfoli andò a Sanremo, voglio dire. Sì, ma quello non era in contrasto con la sua professione. No, la sua canzone non era bella. Il problema era che la canzone faceva cagare. Sentiamo una canzone.